Si calma. Bella a tutti ragazzi e bentornati su Footwork Italia, ecco. Siamo qui con il campionato Footwork di Serie A, ormai siamo verso la fine. Oggi ragazzi abbiamo portato un contenuto fuori di testa su YouTube Italia, dove basta semplicemente un pallone e un tavolo ragazzi. Ebbene sì ragazzi, per la prima volta su YouTube Italia la Table Challenge di Serie A in questo caso. Arriviamo a 500.000 iscritti prima di fine anno. Aiutateci, ma ora andiamo a vedere le regole. Ci sfideremo in una partita 2 contro 2 al meglio degli 8 punti. Ogni squadra, prima di ributtare la palla sul tavolo, dovrà effettuare obbligatoriamente almeno 2 scambi con 3 tocchi totali, che significa che potremo giocare solo di prima. Se la palla colpisce lo spigolo, il punto dovrà essere ripetuto. La squadra vincitrice andrà a sfidarsi in un 1 contro 1 nella finalissima e la perdente nel terzo e quarto posto. Quindi guardate fino alla fine questo super video, perché questi sono punti fondamentali per la classifica finale del campionato Footwork di Serie A, e supportatelo con un like. Ora buona visione. Bene ragazzi, queste erano le regole. Inter e Juventus contro Milan e Napoli ragazzi. Per la palla chi fa pari o dispari tra le due squadre? Io, vai. Prego. Dispari. Pari. Bim, boom, bam. Iniziamo ragazzi. Occhio la tua. La costa. Vai, metti là che non ci sono. Questa asse qua, rispondiamo. Sono disorganizzati negli schemi, in Napoli e il Milan. Cosa fanno in un minuto alla Juve? Madonna! Si calma. Vuol dire che senza la motivazione del mio compagno di squadra che mi diceva tiena, forse l'aver tenuta, ma ce l'abbiamo. Bella schiacciata, eh! Andiamo! Arriva! Oh mamma mia! Non la tengono questa! Come non la teniamo ragazzi? Siete voi che... Eccolo qua! Dai che perdete! Appoggia che ci sono! Vieni qua! Sinistro! Ah. Sì! Questi sono i punti che ci piacciono! Vai! Va bene, quest'estate migliora con noi. Allenati nel miglior football camp d'Italia con Gunther, Henry, Nicola, Nicolas e i migliori professionisti del calcio. Dillo ai tuoi genitori e cerca la tappa più vicina a te. Le iscrizioni sono aperte sul nostro sito www.fcamp.it. Adesso torniamo al video. Appoggia. Ma tu a ferire. Ma non ce la fanno, occhio, eh. Mamma mia! Persa. Vai, no, a chi è persa? A chi è persa? Appoggia. Eccola. Chiudiamo. E andiamo. Hanno preso un piccolo vantaggio, ragazzi, ma che dovete fare? Ragazzi, anzi, scrivete nei commenti che coppia preferite, Inter Juve o Milan Napoli. Ma è troppo facile, dai. Nel dubbio, ragazzi, iscrivetevi. Vi ricordiamo che l'obiettivo di Footwork nostro e anche vostro è quello di raggiungere 500.000 iscritti entro la fine dell'anno. Da mezzo milione. Mezzo milione, alfa milli, let's go. Gioca. Occhio, Madonna mia! Guarda lì! Che non ce la fanno! Bravissimo! Sì, buono! Ragazzi, salvi per lo spigolo, perché è una gran giocata. Lasciamo un like per questa giocata, ragazzi, che soltanto su Footwork Italia vedete! Buona! Occhio che buona! Va bene! Ecco! Giocatore, qua. Oh, io sono stato
sono fermo. Io ho tirato e sono rimasto fermo. Va bene, va bene. Prossima volta, se vuoi tirarlo pure dalla maglia, fallo. Milan, ruba meno, Mamma mia, questo Milan. Sei un infame. Avete visto qualcosa, ragazzi? Ditemi nei commenti se avete visto qualcosa. Io non ho visto niente. Ragazzi, hashtag Juve infame nei commenti. Io da adesso non vale più farlo. Appoggio? Quel mix tra testa e ginocchio di Celli che si sta prendendo la testata da solo. Sì, okay. Bene, buona, No, ma bene qua, perché devo prendere la palla che è uscita. E andiamo. Forte, che gli piace. Buonissima, bellissima. Bellissima, cazzo. Sì. Ragazzi, questi sono i colpi belli, eh. Uva Dupre Deru. Uva Dupre Deru. Oh, gioca. Madonna, ragazzi! Oh, questo è il Brasile! È il Brasile del 2006, questo! Ma che giocatori! Grazie! Sì! Sono messi male, sono messi male! Buona! Oh, metti qua! Bella! Buona! Penso che Milan e Napoli hanno vinto, ragazzi. Amici, passiamo adesso al terzo e quarto posto e poi aspettiamo la finalissima per vedere chi prenderà questi tre punti. Ora ti distruggo, Juve, perché mi dispiace adesso 5-0 la Juve. Passiamo ora alle regole per il terzo e quarto posto e per la finale. Massimo 3 tocchi, non si può schiacciare in battuta. Iniziamo. Tengo perché mi sei simpatica, Juve. Madonna! Uno pari, errore banale di Celli, che regala un punto a Barnabà. E Barna, grandissimo controllo di piatto, poi sistemato, che stile! Ragazzi! Attenzione. Match point per Dybala. Sto pensando alla rovesciata, ragazzi, non smetti di pensarci, faccio due pari e poi me la gioco. Dai, vuoi che gioco così? Vuoi veramente che gioco così? This is the future. Figolo. Ti piacerebbe? Evolution. Guarda come ti presto alto! Dice spigolo la Juve! Due pari! Tutto può essere ancora ribaltato! Barnabà, Rita Percelli, prova a schiacciare di testa! Cecca, chi sbaglia è fuori! E allora! Un misero punto! Lo prende l'Inter! Brava anche la Juventus, effettivamente! Va bene! Mi messo in difficoltà, adesso guardiamoci la finale rubata. Vi facciamo vedere un po' di table tennis di qualità. Andate a giocare. Finalmente, ragazzi, siamo arrivati alla finale di questo torneo di table tennis. Effetti magici dalla regia. Vince il primo che arriverà a 3 punti. Chi vincerà? Commentate ora qui sotto, prima che inizi la finale, sennò è troppo tempo. È vero. Ragazzi, siamo pronti per la sfida, per la palla. Un braccio di ferro tra Milan e Napoli. Chi è più forte, Nicolas o Harry? Giudice 3, Juventus. 2, 1, via. Attenzione, il Milan vuole la palla. No, come va? Attenzione, Napoli, ruota la sua forza! Napoli! E Milan marchettavo! Palla del Napoli! Tutto pronto per questa finalissima, palla del Napoli che spinge contro un Milan. Bello! La girata! La girata del Milan! Ibrahimovic! Milan stanco però, dopo il braccio di ferro.
il Napoli, quindi insiste. Due tocchi, tre tocchi, bella schiacciata, ma il Napoli tiene su petto, poi la schiaccia di testa, ancora il Milan schiaccia ancora più forte, il Napoli non ci sta, prova a mettere una palla, niente, 2-0, brutto regalo, il Napoli inizia a essere annegato quasi, ma può ancora ribaltarla. Ricordiamo che anche nell'altra partita era successo proprio questa cosa. Attenzione, è il Napoli, Milan sempre più aggressivo del Napoli, il Napoli in difesa, palla buona, validissima, ancora palla buona, cerco della situazione Napoli, non ci fa, il Milan risponde, concentrazione alle stelle per le due squadre, lo schiaccione, il pestone nel Milan, nel Napoli poi, bella schizza di testa, non ce la fa, ci prova, ci prova, ragazzi, manca veramente poco, ma non bisogna mollare fino alla fine, ricordatelo. Intanto c'è un gufo dietro, che bello, si parte, attenzione, bella schiacciata del Napoli e ci riprova anche il Milan di pestone e il Napoli ancora insiste, attenzione, inizia a essere scontrosi, due iniziano a rompere quasi il tavolo e c'è un tocco in più e il Napoli inizia, il Napoli inizia a essere aggressivo, attenzione, tutto pronto per questo ultimo punto, il Milan ha la palla, parte subito leggero, ma il Napoli sa che non può sbagliare, ci prova, bellissima, ma il Napoli resiste, ci prova l'alba e finisce. Con un Napoli affogato che nuota in mare. Con questa vittoria, ragazzi, 3 punti per il Milan, 2 punti per il Napoli, 1 punto per l'Inter. Pallone, vai, vai, il pallone per me, basta. State vedendo a schermo, ragazzi, la classifica generale del campionato Futurk di Serie A che è verso la fine. Mi raccomando, iscrivetevi al canale se volete supportarci, perché vogliamo arrivare a 500.000 iscritti. E ragazzi, vi ricordiamo inoltre che a giugno partiremo per il nostro tour dei Futurk Star Camp, quindi venite a allenarvi con noi. Ma per allenarvi con noi c'è solo una soluzione: dirlo ai vostri genitori, ragazzi, perché finché non lo sanno non conosceranno dei benefici di questo camp incredibile. Un messaggio per tutti coloro che ci stanno scrivendo quando tornano disponibili i prodotti nello shop. Molto presto, ragazzi, per rimanere aggiornati le soluzioni sono due. La prima è iscrivervi alla newsletter gratuita che trovate su www.futuro.shop, così sarete i primi a ricevere la notifica quando torneranno tutti i nuovi prodotti, e vi dico molto presto. Il secondo è seguire la pagina Instagram ufficiale futuro.shop, perché lì nelle storie vi diciamo tutto. Soprattutto, ragazzi, vi diciamo anche che alcuni prodotti sono ancora sul sito, quindi andate se volete, perché poi e ci vediamo al prossimo video. Ciao, ciao.